Ciao a tutti e tutte, benvenuti e bentornate in questa rubrica dove mi faccio far da bere dai miei corsisti di OMEIPRO. Siamo qua con Dalia. Dalia è stata una delle... Quando l'hai finito? Poco tempo fa Sì, OMEIPRO. a È stata una marzo. corsista fino a marzo di OMEIPRO, quindi la classe di ottobre Ottobre. 2022 che è terminata poi a Sì. marzo-maggio 2023, quindi veramente da poco. È di Riccione, Sì, lavora al Brillo, esatto. esatto. E per chi non lo sapesse, il Master OMEIPRO è un master di alta formazione sulle preparazioni homemade che dura 7 mesi, quindi prima di farlo pensateci bene perché è bello Ci vuole impegnativo, tempo. però si impara tanto. Sì, si impara tantissimo. Quindi io taglio qua, faccio fare ad Alia perché non ho nient'altro da dire, il cocktail è molto figo e ce lo racconterà lei. Vieni Grazie. pure. Allora, Allora, ti faccio subito un po' di vai. domande. Dove lavori e cos'è il Brillo? Che miscelazione fate? Allora, il Brill è un cocktail bar di Riccione che fa parte di un hotel, però Ok. siamo aperti a tutti. Ci diamo molto sui signature, quindi questa di Rovero è la nostra seconda con preparazione homemade e la prima dopo il corso di homemade pro Ok. di Ciccarelli, Quindi quindi diciamo vediamo se funziona meglio, esatto no? quella che ha un attimo migliorato il tutto, tutte le preparazioni homemade. È fuori da pochissimo perché è fuori da una settimana, quindi è proprio appena aperta. Ci siamo ispirati come diciamo idea del menù alle musicassette che c'erano tanti anni fa, Sì, infatti che fai vedere qualcuno un di po'. voi conosce. All'interno c'è proprio musicassetta disegnata con i due lati, lato A e lato B, che sarebbe il pre-dinner e l'after dinner. Ah, che figata. Figo, Con i vari riavvolgi il cocktail, nastro. diciamo da aperitivo o da dopo cena. I E i nomi? Perché qui vedo i nomi nomi sono strapieni. tutti ispirati sia alle cose della musicassetta. Oggi abbiamo lo stoppa, che sarebbe il Sì, tastino per ma il lettore stoppare. CD no, riavvolgi il nastro, prendi la Sì, matita. esatto. Amo l'analogico, noi siamo un po' vecchietti che ci ricordiamo queste robe, eh. Manda avanti, metti qua, beh, stoppa. Perfetto. Figo. Grazie. Figo, Allora, vi figo, ho portato Stoppa, che è quello diciamo da dopo cena, che più che un drink è quasi un dessert, ed è composto da cognac, crema al cacao bianco, liquore al cacao bianco, sciroppo di anacardi, poi c'è un float di panna e dell'alchermes a gocce sopra. così a occhio ti sei ispirata al Japanese cocktail? No, No, ok. no, perché a dire vero era partita completamente diversa. Allora, mi piacciono molto gli anacardi, quindi volevo fare qualcosa a base di anacardi e sono partita dal latte di anacardi. Ho provato ad abbinarci al whisky, che io amo molto, ma non trovavo una quadra. Ok. Passando al cognac, da che doveva essere un twist su un old fashion, siamo passati quasi a un twist su un white Russian, quindi No, quasi a perché ti dico, perché tutt'altro. c'è un drink classico, penso che appaia nel libro di Craddock, che si chiama Japanese Cocktail, che è cognac, ho fatto anche un video sia su YouTube che nell'area pro. Sul sito è cognac, sciroppo di orzata, ovviamente un made, se Ok, no non è certo. potabile, e angostura, dolcissimo ma è buonissimo come dessert. E questo un po' me lo ricordavo perché comunque con l'anacardo si fa una preparazione Certo. simile all'orzata, e però no, effettivamente poi se ci metti la panna è più un vai verso un white Sì, Russian. Ok, esatto. però secondo me funziona, non l'ho assaggiato, ma così sulla carta Sì, secondo me già no, no, funziona. È è buono, è buono. buono. Merita, ha avuto un buon riscontro al Bene. momento. Allora, per la preparazione dello sciroppo di Sì, raccontiamo pure come anacardi, si fa è l'homemade. molto semplice. Si prende una parte di anacardi, si versano tre parti di acqua, si frulla il tutto molto Parti in bene. peso, quindi vuol Sì. dire 50 grammi d'anacardi, 150 grammi d'acqua. Perché Esatto, sto molto bassa con le dosi perché comunque la durata non è tantissima. essendo un prodotto grasso, le cose grasse ossidano molto velocemente. Quelle ricche di olio, di oli, ossidano velocemente, quindi a livello igienico sono sciroppo, non abbiamo problemi. Ma a livello gustativo se ne va, in 2 o 3 giorni se ne va. Esatto, infatti 3 giorni diciamo è il massimo che gli diamo. E dopo averli frullati molto bene, li filtro con una super bag, che è il passaggio un pochino più lungo e complicato, cioè complicato, è proprio lungo come procedimento. Dopo faccio il calcolo del grado Brix con il rifrattometro Per portarlo a e esatto, 62. al 62 lo metti in agitatore magnetico e lo lascio sciogliere lo zucchero che deve, poi imbottigliamo, etichettiamo e qui siamo Perfetto. finiti. E la ricetta quindi ha quella preparazione homemade, quindi no, io adesso non lo so come siete organizzati, ma magari in un bar incastrarsi con le preparazioni homemade non è mai Non è troppo facile, no, intelligente, no, quindi no. fate sempre delle carte drink se usate gli homemade intelligenti, non andate a mettere troppa roba perché poi troppa roba va fatta. All'inizio, che figo fare le preparazioni homemade, dopo Esatto. 6 mesi che fate sempre quella, che palle. Quindi cercate di trovare un equilibrio tra fattibilità, tempo, costi. E siate intelligenti, insomma, noi ne facevamo tante, però sempre Sì, studiate sì, da sì. non incartarci.
Lo prepariamo? Direi di sì. Allora ti faccio da valletto. Perfetto. Mixing glass raffreddato, quindi penso che Dario lo vada a preparare in stir. Esattamente. Allora. Io pongo gli strumenti come in sala operatoria. Perfetto. Partiamo con il cognac. Allora, quindi ci mettiamo qua. Perfetto. Così posso far usare la telecamera figa che fa il close up. Giustissimo. Se no Matteo ci si arrabbia. Allora, mettiamo 5 cl di cognac. Ok. Poi mettiamo 2 cl di sciroppo di anacardi salati. Tra l'altro qui c'è la classica esperienza laboratorio, cioè rumori strani che arrivano fuori. Tra un po' arrivano le campane. Quelle aspettiamo benissimo. Quelle tutti aspettano le campane di Homemade Pro, le vogliono sentire dal vivo. E poi abbiamo 1,5 cl di crema di cacao bianca. Perfetto. Tanto io ti prendo anche la spugna, perfetto, che tengo pulito perfetto intorno. Grazie. Che qua l'emozione del video è sempre difficile. Dopo un po' di ghiaccio. Sì, però devo dire che tu sei la terza che sta girando e siamo tutti in single take, andiamo tutti benissimo. Sì. Fortunatamente sì. Ti prendo il bicchiere col chunk dal congelatore. Perfetto. Allora, raffreddiamo bene e diluiamo giusto. Perfetto. Giusto, Nina. Ok. Allora, versiamo sul chunk di ghiaccio. Panna. Scusa, prendo il cucchiaio per sicurezza. Sì, panna è la panna, quella liquida, non quella da cucina ovviamente. Questa non l'abbiamo zuccherata perché il drink... Oh, l'ho montato un po' troppo forse. Non c'è problema, okay. Così. Colpa mia, perché col mixer la vedevo bella liquida, invece adesso qui... La piattiamo un attimo. Facciamo così, guarda. Vai, perfetto. Benissimo. Oh! Abbiamo trovato chi la mangia, quindi perfetto. Versiamo sopra 3 gocce di Alchemist sulla panna, che così dà anche al naso quell'odore un po' più profumato. E finiamo con una striscia di roselline per decorazione, visto che comunque alla gente piace molto la garnish sopra, bella vistosa e instagrammabile. Buonissima sta panna. Sono stato molto bravo. Anche se non andava troppo. Perfetto. Eccoci qua. Io me l'assaggio. Assolutamente. Lascerà un po' di baffo, ma ci piace. Si sentono tanto le rose. Che buono. Soddisfatto? Assaggio, sì, molto. Molto. È proprio buono. Buono, sì. Allora, siamo al terzo video, 3 su 3 sono buoni. Bene. Ci siamo salvati, siamo passati da Ilaria che ha fatto un drink più sapido con tequila, pomodoro, un classico gin tonic leggermente amaro e profumato, al cocktail dessert. Guarda, se t'avessi montato meglio la panna un po' più liquida sarebbe stata... Ma lasciamo lì adesso che si smonti un attimo. Esatto, no, perché poi quando... Poi tu mi dicevi anche una cosa, che è perfetta anche la panna spray. Sì, io per comodità, col fatto che comunque non se ne fanno tantissimi di questo drink e la panna liquida comunque va poco, io uso una cosa un po' fatta in casa, lo spray pan, gli metto un goccino di latte e la smonto. No, ma è perfetta, perché se ci pensi è comunque panna un po' zuccherata, esatto, con un po' di latte la stemperi un attimo E si rischia di sbagliare meno appunto la montatura, che col mixing fake mix è sempre difficile. Appena montata era liquida, adesso si è compattata subito. Perfetto. Molto bene. Grazie Dalia, grazie per essere stati qua e tutti al Brillo Riccione per chi è romagnolo a bersi drink di Dalia. Perfetto, grazie mille. Ciao, ciao a tutti.